cari amici di Farina e Cucina, non posso raccontarvi, non potete immaginare che cosa mi è successo. L'ospite di oggi, gli volevo chiedere di fare il solito provino. Sapete che mi ha risposto che lui alla sua età, ma quale provino? Il provino lo faceva a me, è vero? Chi sei? Sono Serena. E che fai? Faccio la presentatrice. E che vorresti fare? Non lo so, imparare a fare un dolce. A quest'età? Meglio tardi che mai. Mi sono vestita, addobbata e finalmente Sabatino mi ha accettata nel suo laboratorio. Sì, vediamo un poco cosa insomma, riusciamo a fare. Vabbè, che cosa riesco a imparare? A imparare. La vedo dura. No, dura no. Allora, la pasticceria è fatta di passione, non è difficile, basta che ci sia la volontà e si riesce tutto. Benissimo. Sabatino, che cosa ci prepari stavolta tu, veramente? Allora, prepariamo il mostaccioli, il classico mostacciolo napoletano, bello dopo quello facciamo vedere di cioccolata. Allora, Per far capire a quelli che ci seguono dall'estero, va bene? Non da Napoli e dalla Campania. Il mostacciolo è una specie di rombo... È un rombo ricoperto di cioccolata. Vabbè, detto così sembra facile, ma talmente buono quello che fa lui. Va bene, veniamo allora, a noi. Facciamo vedere gli ingredienti. Sì, sì. Abbiamo la farina, pasticceria, che sarebbe questa farina. Quella che a noi piace moltissimo, la farina pasticceria Caputo. Senti, anche molte signore che si sono cimentate l'hanno utilizzata, ma in realtà perché è così adatta ai dolci la pasticceria Caputo? Allora, è adatta per particolari dolci, nel caso specifico del mostacciolo, perché non contiene molto glutine. Okay. E siccome questa ha bisogno di esplodere, poi lo vedremo nel momento che lo tagliamo, facciamo vedere che è bello poroso. Okay. Se prendiamo una farina molto forte, chiaramente si chiude, non esplode, e chiaramente non è friabile. Mamma mia, che spiegazione bellissima. Allora, mi raccomando, farina pasticceria Caputo alla base di questa ricetta, che poi ha anche altri ingredienti. Allora, quali abbiamo detto farina, sì, zucchero, cacao, sì, spezie, bicarbonate di ammonio, grattate di arancio e delle mandorle e dell'acqua. Ah, quindi niente uova, niente, un bel dolce, anche per chi magari ha un'intolleranza, vai, senza possiamo uova. Incominciare? Sì, allora, senz'altro. Mettiamo la farina. Questa è già pesata, voi state vedendo in sovrimpressione naturalmente. Poi diamo la ricetta sempre esatta. La ricetta esatta. La stanno vedendo, il nostro ottimo Stefano Traditi la sta mettendo in sovrimpressione. Allora, sempre la farina a fontana. Lo zucchero mettiamo già. Lo zucchero. Questo resta così, non va a fontana. No, questo resta così. Okay. Mettiamo il bicarbonato di ammonio, mettiamo le spezie. Quando dici spezie è un misto. È un misto tra coriandolo, chiodi di garofano e cannella. Ma uno può usare anche quello che eventualmente usa per i cosi, per i rococò? Sì. È uguale, è il pisto. Fantastico. Allora, pisto perché viene pestato per far sì che diventi questa polverina. Benissimo, quindi pisto per intenderci o spezie miste. Poi cacao amaro. Questo sì. Amaro, insomma, questa mia ricetta è particolare perché contiene veramente delle cose naturali, certo, insomma cacao, certo, zucchero, delle mandorle. E beh, e la grattata di arancio. La grattata di arancio che poi fa la differenza. Sì. Le mandorle le aspergiamo un poco attorno qua. Perché dovete sapere che Sabatino Sirica è rinomato davvero a livello italiano, non a caso è tra i 50 migliori pasticceri d'Italia ed è uno dei decani della pasticceria. Uno dei suoi trucchi, ma lui non ama chiamarli trucchi, è quello di usare delle materie prime naturali e di ottima qualità. Dopodiché la passione è un altro di quegli ingredienti fondamentali. Ed eccoci Che mi porto dopo 69 anni di carriera, insomma, state fantastico presente, insomma, chiaramente le cose belle che poi insomma viene gratificata dalla clientela che viene, sposta perché adesso non è che facciamo i maghi, noi facciamo vedere quello che vi faccio vedere qua adesso, non è che lo facciamo per la trasmissione, è quello che faccio naturalmente nella mia pasticceria. Ecco qua, facciamo sciogliere lo zucchero con tutto quanto e poi andiamo a quindi fare questo. Quindi solo con quel pochino di acqua? Sì.
E per chi lo non zucchero, ci sono grassi perché quando, no, quando si fa sciogliere lo zucchero chiaramente diventa poi diventa un liquido, ma anche lo zucchero quando si fa sciogliere. Ecco. Hai capito che sto capendo che il mustacciolo è un dolce dietetico? Non ci sono uova, non ci sono grassi. Vabbè, dai. Però siamo in tempo di Natale, fa freddo ed è giusto, insomma, che... Buono. Ecco, vedete anche lui come, che modo di impastare bellissimo che ha con le mani. Voi lo sapete, io non amo molto l'impastatrice. Ma con le mani è un'altra cosa, ma io ci tengo quando sto anche con i ragazzi delle scuole, sì. Ci tengo a far impastare le mani perché le mani ti mettono in condizione di seguire, di vedere, sì, un poco quella, la consistenza del prodotto. Ci vuole un altro po' d'acqua allora, sì. Rivediamo intanto la ricetta in sovrimpressione per questi mustaccioli. Ma Sabatino, il mustacciolo è proprio un dolce tipico napoletano? Sì, cioè io prima, sì, scherzando, sì, ho detto, sì, sì, spieghiamolo a quelli che non sono di Napoli. Allora, in realtà sono un dolce, è tutto campano napoletano. Neanche napoletano, campano. Allora, devo dire alcune cosette. Sì. Noi anche qualche dolce che non è nostro, uh-huh, ce lo abbiamo così adottato, così, sì, bene, che poi diventa nostro. Perché forse magari già... uno ci ha messo una, ecco, una grattugiata, sì, di una grume. Basta un niente, diverso. Basta un niente. Certo. Che succede? Che a volte si dice, figlio, non è chi le che fa, ma è chi le che cresce. Che magari qualcun altro l'ha abbandonato questo mustacciolo e noi invece continuiamo a perpetrare, facciamo, questa tradizione. Ma io nella mia pasticceria guardo anche all'innovazione, perché sennò non si fa niente. Certo. Però non c'è innovazione senza tradizione. Certo, nessuno si inventa nulla. Bene, vedo che la consistenza sta incominciando ad essere quella giusta. Ce lo tiriamo. Con questa dose più o meno, dipende, vabbè, certamente dalla grandezza. Dai piccolini ne escono una quarantina di questo stampo che faremo vedere, sì, e i grandi una quindicina. Mm-hmm. Però vabbè, i piccolini, insomma adatti per le famiglie, che sì, uno che riesce. Magari uno mette il vassoio a tavola. Senza, allora, che deve tagliare. È, diciamo che mi è pronta. Quasi pronta. È pronta. Posso toccare solo, sì, così per capire quanto deve. Ok. Ma no, vorrei proprio che vedeste, cioè voi ci mettete il dito, quello rimane così, insomma, morbida, ma non molliccia, ma neanche non molliccia dura. Perché poi bisogna stendere con l'immattarella, sennò si va ad attaccare. Ma adesso subito? No. No, adesso lo facciamo riposare un poco. Pellicola e frigo? Non c'è bisogno nemmeno di pellicola, perché non si riesce a fare insomma la patina sopra. Ok. Lo teniamo un poco sul banco. Ah, sul banco, neanche in frigorifero. Non c'è, non c'è bisogno. E allora, mentre la nostra pasta, il nostro impasto si assesta, riposa, perché il riposo fa bene un po' a tutti quanti, certo, anche agli impasti. Anche agli impasti. Chi non si riposa mai? È il nostro poeta contemporaneo. Chissà quale poesia avrà scelto per noi oggi. Ciro Vespa. Sonetto al vino. Quale regno, secolo e sotto quale tacita congiunzione di astri, in che giorno segreto, non segnato dal marmo, nacque la fortunata e singolare idea di inventare l'allegria. Con autunni dorati fu inventata e il vino fluisce rosso lungo mille generazioni, come il fiume del tempo nell'arduo cammino ci fa dono di musica, di fuochi, di leoni. Nella notte del giubilo e nell'infasto giorno esalta l'allegria e attenua la paura. E questo ditirambo nuovo che oggi gli canto, lo intonarono un giorno l'arabo e il persiano. Vino, insegnami come vedere la mia storia, quasi fosse già fatta cenere di memoria. Aforisma del giorno. È una storia d'amore la cucina. Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone che li cucinano. Alain Ducasse. Allora, dopo, diciamo, più o meno una mezz'oretta, il vostro impasto si sarà riposato
E saremo pronti per fare che cosa, Sabatino? Adesso andiamo a stenderlo con il mattarello, abbiamo uno stampino che facciamo vedere anche la grandezza, lo spessore, sì, lo mettiamo nella teglia e andiamo a cuocere. Allora, vi ricordo che stiamo facendo i mustaccioli, che sono un dolce alla fine tipico della Campania. Della Campania. E soprattutto tipico del periodo natalizio, in altri periodi dell'anno non si fanno. Di che cosa hai bisogno? Vado io? No, la farina. Ah, un po' di farina, eccola qua. Mettiamo questa qua. Allora, usiamo... Io sempre pronta con i pacchetti. Dove la metto? Un poco qua. Ecco qua. Ok. Un poco qua. Ok. Va bene, ti lascio il pacchetto a portata di mano. Perfetto, lo mettiamo Mettiamolo di qua, perfetto. Ecco, sì. Aspetta, giriamolo perché mi piace molto. Dobbiamo vedere che no, poi... No, sai perché, siccome, ora, per voi che consumate dei pacchi giganteschi, una di queste volte ecco lo faccio qua, vedere. Si vede, lo puoi anche inquadrare. Là dietro è un po' complicato. Però sono dei pacchi enormi, sì, che sono diversi da quelli che compriamo noi. Questo pacchetto, le nostre amiche già lo sanno, i nostri amici, ha cambiato da poco grafica, ecco perché io ci tengo a tenerlo ben in vista. Che poi, perché c'è un packaging diverso. Poi lo trovo nelle grosse distribuzioni, è vero? Sì, in tutti i supermercati. In supermercato. Allora, com'è il fatto dello spessore è importantissimo? È importante, lo facciamo vedere dalle telecamere, vedete? Questo lo mettiamo. Sì, sì. Aspetta, posso fare così? Guardate un attimo. Fai un attimo un primo piano, cioè deve essere, che sarà? Mezzo centimetro? No, sì, regolatevi. Sì, ecco qua. Ma questo poi un po' si alza durante la cottura? Sì, un poco si alza. Perché c'è il bicarbonato? Ecco qua. Ecco mettiamo qua. Carta forno. Nel frattempo, Sabatino, il forno lo devono mettere già in movimento? Allora, il forno lo diciamo che va, il nostro forno della pasticceria, lo mettiamo intorno ai 210 gradi e siamo in cottura intorno a 7-8 minuti, perché è piccolino, non deve stare molto. Ma anche questo, come il rococò, poi diventa più duro quando esce dal forno? Queste paste, che si mostra, ciò il rococò è friabile, perché porta questo bicarbonato di ammonio, per tutti gli ingredienti, con questa farina, insomma, che non ha glutine, riesce a essere molto friabile. Chiaramente lo troviamo, poi lo spezziamo quando è cotto, lo facciamo vedere internamente. Però diciamo, perché qualche volta capita, col rococò soprattutto, che uno aspetta nel forno di vederlo duro, croccante, eccetera. Lo fai cuocere 20 minuti anziché 10, diventa durissimo. Durissimo, no. E chiaramente si va a seccare. Dopo si indurisce, insomma. Allora, la pasticceria è fatta di regole. Non ci possiamo improvvisare. No, se dice 7 minuti, voi 7 minuti del forno. Saranno 6 e mezzo, saranno 7 e mezzo, ma siamo lì. Poi chiaramente le massaie si possono accorgere, perché quando incomincia a essere pronto, incomincia a odorare, incomincia a dare i profumi, e ciò significa che è cotta. Questo vale pure per la cucina, in effetti. Certo. Come avrete notato, io oggi non faccio niente, cioè sono proprio così, solo una luna che guarda. Vuoi sfare anche tu? No, dai, vai. Uno. Vai. Taglio, visto? Vedi che c'è pronto, hai visto? Ma che profumo! Anche non è difficile, mascherina. Fanne ancora un altro. Lanciamoci. Mi ero messa i guanti, la mascherina, in modo che puoi dire, insomma, che sei stata operatrice pure tu e sei brava. Nel curriculum, la prossima volta che mi fai il provino, io dico, già ho fatto qualcosa. Qualche cosa, allora, perfetto. Ora sono già pronti per andare in forno. Ora andiamo in forno. Ricordiamoci che il forno nel frattempo lo avete preriscaldato intorno ai 210 gradi. Quello che avanza lo rimpastate velocemente. No, non si butta fino alla fine. Quando rimane, vi faccio vedere un trucco, quando rimangono queste briciole così, allora all'ultimo momento che non ce la facciamo. No. Si fa un poco così, si va a mettere nello stampino. Ecco qua. Vedi, ed è pronto. Esce lo stesso. Solo un grande maestro come lui ci può spiegare tutte queste cose belle. Noi siamo pronti per il forno, questo tocca a me. Al forno! Ciao Serena, ciao amici di Farina e Cucina, sono abbastanza natalizia? Vi sembro ad hoc? Allora, oggi vi voglio parlare dei miei alberi di Natale, perché non è uno solo, ma sono
almeno 3 o 4. Il più grande, ve lo presento, è un albero ricco di pezzi da collezione, racimolati nell'arco di 30 anni. Sempre prevale, come vi dicevo nelle altre puntate, il topino. Ecco, questi sono dei pezzi molto rari oramai, ve li indico se possibile. Per finire al puntale, che è unico nel suo genere. Quest'anno l'ho arricchito di un sedere di una renna che mi auguro porti fortuna a tutti. Per finire a questo grappolo di palle che sono nuove, fino all'anno scorso non facevano parte del mio albero. Ma quello a cui io tengo maggiormente è questo, l'albero dedicato ai miei cani. In passato è stato l'albero di Morgana e di Camillo, due cani che ho amato follemente, che ora purtroppo non ci sono più. Ora c'è Nala, sempre un golden retriever, e quindi quest'albero è dedicato a lui. È anche arricchito da un Babbo Natale veterinario, come potete vedere, un pezzo che ho trovato non ricordo nemmeno dove. E come vi dicevo, questo è un piccolo bosco di cui fanno parte 5-6 alberi con un trenino che gira intorno. Ora vi saluto, vi auguro un sereno Natale, un felice anno nuovo e mi auguro di rivedervi al più presto qui a casa, magari per una puntata di Pasqua. Da un pacco di farina pasticceria Caputo a questi meravigliosi mustaccioli. Allora, questi sono come usciranno dal forno, sì, giusto? Sì, sì. Ricordatevi i 7 minuti, non di più, dopo un po' diventeranno duri. Questi sono come poi dovranno essere completati, in effetti, glassato con cioccolato, che andiamo a spiegare. Adesso, mentre tu lo spieghi, io intanto, guarda, ti ho portato questo regalo di Natale da parte di Mulino Caputo, incomincio a mettere i biscottini, io li chiamo così, mostaccioli qua, e io spiego come si fa. Come si fa a farli diventare così belli e... Allora, spieghiamo che il cioccolato fondente puro, perché è importante un cioccolato pure che è di sapore eccezionale, sì, si fonde a microonde, si deve arrivare a una temperatura tra i 45 e i 48 gradi. Mm. Esce dal microonde, si va a inseminazione con cioccolato che uno ha a parte che ha comprato, incomincia a inseminare sempre, con delle gocce alla volta. Ma sempre fondente? Sempre fondente, sempre fondente. Non mai cambiare i tipi di cioccolato. Mai cambiare. Sempre fondente e va a girare finché non arriva a una temperatura di 31-32 gradi. Nel momento che arrivano, si vanno a immergere direttamente in questo cioccolato con della carta oleata sotto. Attenzione, non farli sbordare un po', che se no va a finire che potevano tagliare, devono fare. Chiaramente li passano vicino alla pentola, man mano che vanno a glassare con la mano, li puliscono un po' vicino alla pentola, li mettono su questo foglio di cartoleato e vedranno che massimo con questa temperatura 5 minuti, 8 minuti e già sono pronti. Se uno ha quelle cose per con la griglietta sopra, ancora anche meglio. Con la griglietta, in modo che quello cola. Che quello però cola. Sulla cartoleata pure va funziona bene. Funziona benissimo. E questo sarà il meraviglioso piatto che potrete portare a tavola la sera della vigilia, il giorno di Natale, quando volete voi, durante le feste. Facciamo vedere dentro com'è. Guardate. Eh sì, ho spiegato prima, non è che noi facciamo i maghi, vedete? Vedete? Perché questo mostacciolo è duro ma è friabile, vedete? Bellissimo. Si spezza. Senti Sabatino, l'ultima domanda, perché poi siamo proprio in chiusura. Oramai ci siamo, è Natale. Se uno dei nostri ascoltatori volesse chiedere a Babbo Natale un bel regalo che gli possa servire in cucina per fare dei buoni dolci, tu che cosa suggeriresti? Allora, una bilancia di precisione, perché la pasticceria è fatta di regole, non si può inventare, uno prende un cucchiaio, prende una sassolina, là. Bisogna pesare e stare attenti, è importante. Okay. Anche io non l'ho fatta, io ho pesato tutto. Nonostante l'esperienza, si pesa tutto. Pesa tutto. Allora, poi le altre cose, insomma, poi ve le fate regalare più in là. Intanto a me tocca questa cosa meravigliosa, e cioè assaggiare. Voi, se li volete provare, li dovete solo rifare. Alla prossima e buon Natale a tutti! Buon Natale!